Porte Epiceno e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro. Are <fie> Respirazione <coughs> del fulmine. Primo katà. Lampo improvviso. Un saluto a tutti gli amici a tutti gli affezionati che guarderanno questa intervista a cui rivolgo il mio grazie innanzitutto per essere qui e per avermi dedicato del tempo e un altro saluto un appello importantissimo lo voglio fare a tutte le ragazze che guarderanno questa intervista perché io sono Zenitsu Agatsuma ma sto cercando moglie la prima domanda che è una domanda semplice o complessa dipende da, da come la vedi chi eh, è Guarda, è una domanda che può essere semplice e complessa a tempo stesso, nel senso che se stiamo in superficie sono un attore, doppiatore, dialoghista e traduttore. E ognuna di queste diramazioni poi ha anche un suo background, no? che mi ha portato ad arrivare a fare tutte queste varie tipologie del mestiere artistico. E invece, stando sempre su Mosè come persona, è un, era un bambino di dieci anni che ha conosciuto il doppiaggio e se ne è innamorato profondamente. E tutto quello che è stato il suo percorso artistico fino ai 18 anni, quindi l'incontro con il teatro, il corso di doppiaggio, lo studio della dizione, sono avvenuti sempre e comunque in funzione del doppiaggio, che per me era l'obiettivo principale. Per quanto tutte le arti che, che ruotano attorno, quindi il teatro, la recitazione in generale, anche l'adattamento dei dialoghi e la traduzione, che sono tutte componenti artistiche di cui mi occupo, siano molto belle, per me il doppiaggio ha sempre avuto il monopolio del mio cuore. Quindi nasco con questo grande amore e mi ci avvicino con l'animazione giapponese. Fin da bambino ho avuto un particolare legame con la voce di Vegeta, Gianluca Iacono che da sempre è il mio personaggio preferito, ma proprio in generale, cioè se tu mi chiedessi qual è il personaggio che preferisci tra tutte le opere di animazione di cui hai fruito, ti risponderei sempre Vegeta. Quindi ho sempre avuto questo legame con il personaggio e con la sua voce, ma ero talmente piccolo, parliamo di, dai 4 i 5 6 anni in poi, che non avevo messo a fuoco ci fosse un mestiere dietro tutto questo. E il doppiaggio come mestiere lo scopro a 10 anni con One Piece c'è stato il famoso cambio di voce del protagonista di Monkey e di Luffy. Siamo passati da Gigi Rosa a Renato Novara e in quel momento io guardando la televisione ho detto: Caspita, devo cercare su internet che cosa c'è dietro a tutto questo. Era un internet, diciamo, un po' rudimentale all'epoca, perché, mh, cioè, non come sistema in sé, ma per me che avevo dieci anni. Già la mia generazione rispetto a quella attuale era meno abituata ad essere nel web. Già. Così piccola. E quindi cercavo un po' attentoni e ho, scoperto, ho visto il doppiaggio. Ho scoperto il doppiaggio e ti posso garantire che è stato il colpo di fulmine più grande della mia vita. Cioè, ho visto il nome di questo mestiere, ho visto in che cosa consisteva e ho detto: questo deve essere il mio lavoro. E l'ho comunicato subito a tutti: cioè ho detto, io voglio fare questo parlato di internet 1900 io la prima volta che ho accesso internet il primo sito internet che ho fatto è stato nel 1996 Beh, eh. è, ha avuto un'evoluzione micidiale ma credo che il fascino di quel periodo non eh, secondo me non è più riproducibile nel senso che ormai è diventata quotidianità parliamo di eh, perché doppiatore doppiatore ma in realtà parliamo di doppio attore. Sì, esatto, esatto. Parliamo di doppio attore perché non bisogna mai trascurare che già nella visione più generale noi siamo degli attori che si sovrappongono ad altri attori o al doppiaggio di altri doppiatori perché facciamo la nostra edizione, l'edizione italiana, sulla base di quello che è già stato fatto da un doppiatore estero nel caso dell'animazione o dei videogiochi, o da un attore estero nel caso delle serie, dei film e via discorrendo. Quindi c'è già questo binomio, ma il binomio più grande nasce dal fatto che noi per essere doppiatori dobbiamo obbligatoriamente essere attori. Quindi non dico aver cavalcato il palco per forza di cose, ma quantomeno avere una formazione teatrale. Io ho iniziato con il teatro a 11 anni. All'inizio c'è stato un, un incontro un po' burrascoso perché ero eh, timido. Ero un po' timido quando andavo sul palco, cercavo di togliermi di mezzo le battute, di dirle il più velocemente possibile per poi uscire di scena. E poi ho realizzato che quello non era l'approccio giusto, ma che poi fondamentalmente io sul palco ci stavo bene, cioè mi divertivo, mi piaceva. E quindi ho continuato a fare tanto teatro. E nel mentre ho fatto anche un corso di doppiaggio con Ivo De Palma, che è stato il mio insegnante, storica voce di Pegasus, dei Cavalieri dello Zodiaco, per citarne uno. E tra i 17 e i 18 anni ho iniziato a fare i primi provini. E devo dire che ho iniziato in fretta: nel senso che, che dopo un paio di mesi di lavoro è arrivato Ivar di Vikings, che è stato un personaggio molto importante per la mia formazione. Ma la cosa fondamentale, è, e la capisci ancora di più quando ti trovi ad avere a che fare con attori così complicati come lo era Alex Gandersen, che è l'attore di Ivar, appunto, è che non puoi pensare di usare la voce e basta. Ci deve essere proprio tutta una capacità attoriale che è basata sulla comprensione di ciò che va oltre il detto. Cioè l'attore può dire una battuta in mille modi, ma poi il suo corpo va in una direzione ben specifica i suoi occhi anche la sua mimica facciale eh, il tono, il volume eh, sono tutte cose, sono tutte sfumature che eh, si possono cogliere soltanto avendo appunto un background attoriale, quindi doppio attore è inteso anche in questo termine noi De Palma l'abbiamo conosciuto l'abbiamo intervistato Abbiamo l'abbiamo e... intervistato Monica Ward, eh, Alessandro Cambai tu sei passato da un personaggio eh, che mh, mentre eh, Alessandro Campaiolo fa ha fatto eh, Eren di Gli Attacchi dei Giganti dove sì. è un personaggio che urla e urla ma tu sei sì. passato in un personaggio che in realtà piange cioè eh, qualsiasi cosa vada è sempre comunque a urlare e piangere il personaggio <ride> di Demo Slyde de sì, Zenitsu ma c'è da dire di lui che, che in realtà a me piace, ma per una semplice questione, e cioè questa. Zenitsu è un personaggio profondamente umano in un mondo che è molto stile, tra virgolette battle shonen generico, quindi i personaggi sono sopra le righe, non hanno paura, non hanno timore, non mostrano le loro debolezze, cioè anche il protagonista Tanjiro, per quanto sia sensibile, è comunque un personaggio coraggioso che si fa sempre carico degli altri, del loro passato anche, cerca di comprendere, intraprendente. Zenitsu è esattamente lo spettatore se fosse in quel mondo, in quel contesto, cioè chi di noi davanti a un demone o soprattutto davanti al demone ragno non, non andrebbe in paranoia e non avrebbe paura? Mi piace questa sua spontaneità, mi piace perché riesce veramente ad essere eh, il personaggio che tutti noi vorremmo essere in più contesti, cioè ci fa ridere, ci fa sorridere quando si spaventa nell'approccio col, col gentil sesso, ma poi quando si addormenta cambia e diventa il personaggio che noi vorremmo appunto essere davanti alle difficoltà. Questo secondo me è anche un discorso molto psicologico. Perché diventa forte quando si addormenta? Perché i sensi non hanno più il controllo sulle sue attività. Ed è un po' quello che facciamo noi secondo me, cioè possiamo avere mille paure, ma se smettessimo di pensare a queste paure, a quello che abbiamo di fronte, eh, saremmo sprezzanti del pericolo. Certo, sarebbe poi un rischio costante. Però anche noi, come esseri umani, come persone, abbiamo la possibilità, secondo me, di essere un po' Zenitsu, cioè abbandonare ogni tanto le paure, lasciarsi guidare dall'istinto e secondo me ottenere ottimi risultati. Poi sei passato? Che non sei passato perché eh, hai detto che è, sei, hai iniziato con vedendo One Piece, ma poi One Piece ci sei entrato? È stata un'esperienza bellissima perché Bartolomeo il Cannibale di One Piece è uno dei personaggi che, nonostante l'abbia fatto solo nel film per ora, eh, mi ha divertito di più. È arrivato poco prima di Zenitsu, mi ha permesso di mettere eh, alla prova le mie capacità su personaggi un po' sopra le righe. E, e lui lo è tanto. Nonostante graficamente all'inizio. Eh, si potesse essere un po' scettici, no? Perché vedere Bartolomeo e accostargli la mia voce poteva sembrare interessante come accostamento, perché io ho una voce molto leggera. E invece con il direttore del doppiaggio, che mh, per il film fu proprio Gigi Rosa, abbiamo lavorato proprio con grande amore e, e interesse nel fare in modo che questo personaggio venisse fuori il più fedele possibile all'originale giapponese, in cui era doppiato da un... Professionista molto valido, che è questo Morikubo, che in Slayer è la voce del Demone Ragno invece che si scontra con Zenitsu, quindi abbiamo questo interessante interscambio tra l'edizione giapponese e l'edizione italiana. E vivere One Piece è stato un momento in cui mi sono reso conto che stavo entrando a far parte di un prodotto che effettivamente è il prodotto, fondamentalmente parlando di animazione giapponese, perché per quanto riguarda il suo successo, per quanto riguarda. Il pubblico, per quanto riguarda la narrazione che è riuscito a creare in 24 anni di, di serializzazione, eh, ti diverti, ti piace, lo trovi molto soddisfacente, ma ne senti anche il peso, e quindi ho vissuto l'esperienza del doppiaggio di Bartolomeo con un sogno che si realizzava perché One Piece, appunto, mi ha avvicinato poi al doppiaggio, però anche con molta responsabilità: cioè mi sentivo un bel peso addosso, nel frattempo, comunque Mada, hai toccato anche due personaggi che nel mondo giapponese sono comunque eh, molto importanti: che sono Doraimon e, e Lupin il ritorno alle origini, cioè, hai toccato esatto. due personaggi: due personaggi che in realtà in Giappone, eh, come adesso va di dimostrare ma soprattutto Lupin e Doraimon sono due istituzioni. Sì sì sì, 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 sono un marchio di fabbrica, eh, quasi un simbolo, anzi senza quasi, effettivamente lo sono tutti gli effetti, Doraemon in modo particolare. Di Doraemon ho fatto due film, ehm, Le cronache della scoperta della luna e L'isola del tesoro di Nobita, e ho fatto diversi personaggini anche nella serie. Io sono cresciuto con Doraemon, è una serie che mi ha sempre divertito molto mi sono sempre piaciute le avventure di Nobita e di Doraemon, ma in particolar modo mi è sempre piaciuto Nobita perché, come dicevo prima di Zenizio, è un personaggio molto umano, cioè è facile rispecchiarsi in lui, cioè soprattutto quando si è bambini, no? Questa non voglia di fare i compiti, questo senso un po' anche di responsabilità. questa voglia di avere qualcuno che ti risolva un po' tutti i problemi, ma purtroppo noi non avevamo Doraemon a disposizione. E mi ha sempre divertito, mi ha sempre fatto molto ridere. E quindi... Eh, per me è stato anche lì mh, trovarmi ad avere a che fare con un prodotto che già mi aveva parlato durante l'infanzia e pensare che in qualche modo i ragazzi attualmente nella fase dell'infanzia eh, sentiranno me, dicevo, no? in, in qualche modo piccoli ruoli in questo caso, però era qualcosa comunque di magico. E poi con un direttore del doppiaggio meraviglioso che è Davide Garbolino, che è veramente... Un'istituzione del doppiaggio. Per quanto riguarda Lupin, invece, è anche lì. Diciamo che, più che Lupin, per noi maschietti è sempre stata Fujiko il, eh, il marchio di fabbrica, il vero desiderio. Però devo dire che è stato il, beh, dopo Pokémon: è stato il primo prodotto di animazione giapponese tanto importante a cui andavo a lavorare. Ma ero anche un po' più giovane e anche un po' più irresponsabile, forse. Perciò me la sono goduta, cioè, ho proprio lasciato eh, il peso della serie, l'ho lasciato tutto alle spalle. Ho detto: Devo divertirmi, devo godermela. Poi di Ramecki, questo personaggio geniale, che ha mille invenzioni e che poi è un personaggio fondamentalmente positivo. Sia lui che il fratello, nonostante abbiano una situazione familiare molto particolare, sono stati comunque due personaggi positivi all'interno della, della serie. E, e mi è piaciuto molto questo loro appoggiarsi a Lupin, cioè Lupin non, non voleva. Truffare questi ragazzi, ma anzi, mi ha dato mano forte, ho trovato la serie molto ben riuscita, in particolar modo con il plot twist finale che non stiamo qui a rivelare. Ma a parte il mio personaggio, a parte la mia occasione, Lupin Ritorno alle origini. Secondo me, è, è un vero e proprio ritorno alle origini, perché ri riscrive alcuni punti interessanti del, del personaggio. Tra tutti quelli che hai fatto adesso c'è. Cioè perché eh, un pochettino di te c'è cioè, quando si, si recita, quando si doppia, chiaramente un pochettino del proprio carattere vocale ci si porta dietro. Chi è quello che si è riuscito a... a ha la sensazione di aver inserito un po' più di te rispetto agli altri? Allora, diciamo che ognuno di loro ha una mia peculiarità, nel senso che Vegeta, per esempio, eh, io sono un tipo molto orgoglioso, quindi... <ride> diciamo che appena vengo, punto sull'orgoglio, scatta quella difesa in me, e quindi lui ha quella parte di me. Devo dire che Vegeta, che poi era il sogno della mia infanzia, doppiare Vegeta, quindi è stata proprio la realizzazione nel, di un mio grande sogno. E forse te ne citerei due in particolare, che sono agli antipodi. Uno è Ivar di Vikings, perché è un personaggio nonostante tutte le sue caratteristiche negative, tanto riflessivo e strategico. Ed è una cosa che io ho nella mia inclinazione, cioè sono uno che riflette molto, sono uno che si studia delle strategie e in qualunque contesto si debba muovere. E poi quando non, la, non ho la riflessione sono completamente fuori di me, quindi fuori di testa, cioè scherzare, ridere, fare insomma il simpatico, per cui Zenitsu è sicuramente quello che mi ha dato modo di mettere... La mia tranquillità, serenità, il mio divertimento al servizio di un personaggio. Quindi, loro due insieme hanno due grosse caratteristiche della mia persona. Il, noi parliamo sempre di: ehm, eh, in un periodo c'è stato, e tuttora, come nei videogiochi, si utilizza la forma d'onda. E Netflix abbiamo visto che non è fatto del fatto dell'onda, la forma d'onda, ma devi rientrare precisamente nello stesso per, eh, senso della, della parlata del personaggio. Devi rientrare precisamente perché per una questione di eh, copyright, diritti, spostamenti e soprattutto delle varie doppiaggi internazionali, perché eh, non fanno solo una sala. Anche a te ti è capitato? Ma eh, mi, mi viene chiesto più che altro il discorso della lunghezza d'onda, per cui una cosa che di solito non viene richiesta così tanto, perché se vedo che il mio personaggio fa un'apertura di bocca, deglutisce, fa un sorriso, a me viene di farlo, no? Ma se nell'onda sonora del prodotto Netflix quel sorriso non c'è, nonostante a video si veda, io non posso permettermi di farlo, perché poi non corrisponderebbe più. E lo trovo un po' limitante e come è cambiato il doppiaggio da quando ha iniziato proprio iniziato, dal primo doppiaggio ad oggi e soprattutto post pandemia allora eh, farò tre differenziazioni la prima è quando assistevo ai turni di, di doppiaggio quindi il primo approccio alla sala di doppiaggio e parliamo di 11 anni fa quindi mh, un po di cambiamento l'ho visto ho visto cambiare i tempi rispetto a quando ho iniziato io, quindi c'è più fretta. Ho visto cambiare la possibilità di entrare a far parte di questo mondo. Mentre io riuscivo ad andare a assistere ai turni di doppiaggio, io ho iniziato a fine 2015, cioè quando è arrivato Netflix, che invece insieme poi ad Amazon Prime impedisce quasi completamente ai ragazzi la possibilità di assistere ai turni di doppiaggio. Quindi questo diventa un problema per chi vuole fare questo mestiere e per chi vuole inserirsi. Cioè bisogna pur imparare guardando anche qualcun altro lavorare se te lo impediscono e poi se ti impediscono di stare in sala vuol dire che ti impediscono anche di entrare per chiedere un provino. E questo è, è molto limitante. E ho visto cambiare anche proprio il, il quantitativo. Ci sono stati periodi in cui sulla piazza di Milano, in particolar modo che quella su cui lavoro io, c'era veramente il mondo. Poi c'è stata una fase di transizione in cui il lavoro ha iniziato a scasseggiare molto e adesso con Amazon, Netflix, insomma, c'è tanta mole di lavoro. Quindi questo è molto positivo. E ho visto cambiare l'approccio proprio al prodotto perché, insomma ora ci sono tutti i generi sulla piazza di Milano mentre prima c'era solo l'animazione poi qualche seriale ha iniziato ad arrivare pensiamo anche già solo a Sentieri no? però erano poi delle eccezioni e adesso insomma Vikings, Cobra Kai tante serie Netflix eh, e di prodotti ne sono arrivati anche sulla piazza di Milano e di conseguenza io rispetto a chi invece ha iniziato anni prima di me ho potuto mettermi alla prova anche su attori umani non solo su prodotti animati. E questo cambia veramente la tua formazione e il tuo approccio. La cosa che mi auguro è che in futuro si possa ridimensionare il concetto di, di tempi di consegna. Capisco che ormai ci sia bisogno di, di uniformare, tra virgolette, ma poi sì, concretamente uniformare, ma per me ha poco senso come cosa. Eh, le messe in onda in tutto il mondo, cioè quel prodotto magari deve uscire in America, in Italia, in Germania, via discorrendo, lo stesso giorno. Lo capisco, ma mandate i materiali un po' prima, di modo che si possa lavorare con calma, perché lavorare con calma non vuol dire voglio lavorare con calma per fare cinque pause caffè, ma vuol dire che io quell'anello lì, quel personaggio lì, quella battuta lì, me la provo, me la riprovo, me la guardo, me la riguardo e può venire molto meglio, invece che farci correre e consegnare dei prodotti che al netto di tutto sono anche ascoltabili, ma che potrebbero venire molto meglio. È una frase che ho risentito spesso. Tanti altri mi hanno ripetuto la stessa frase. Inizialmente, quando ti si chiedeva di farlo velocemente perché c'era un imprevisto di consegnare velocemente, poi, dopo, visto che hai imparato a farlo veloce, adesso lo facciamo sempre. veloce Il doppiaggio è perfetto, però è piatto. È tecnicamente perfetto, nel senso che si capisce che stiamo parlando italiano. Movimento labiale lo becchiamo. La battuta, tutto sommato ce la portiamo a casa, eh? però eh, parliamo comunque di andare a fare in due o tre tentativi qualcosa che invece l'attore magari ci ha messo giornate intere per poter riuscire a fare così, no? E avere quel tempo in più che ci permetta veramente di beccare anche quella piccola smorfia mentre dice quella parola specifica, beh, cambierebbe tante cose. Eh, lo stesso con il discorso anche Filiano ci faceva, sì. eh, diceva però i giovani di oggi, ha detto, sono più spigliati, sono molto più veloci, noi probabilmente siamo della vecchia generazione e ci mettiamo un po', cioè ripetendo la battuta probabilmente riusciamo a dare, eh, cioè siamo come il vino, più battute ripetiamo più migliora quella battuta. Sì, che è vero, ma secondo me tutti noi abbiamo questa possibilità. E che noi giovani siamo stati abituati fin da subito a dover correre. E loro stessi avevano più tempo, ma se uno di loro iniziasse oggi, sicuramente si adeguerebbe a quei ritmi. E quindi diventa poi una discriminante iniziare ed essere veloci, perché se tu sei bravo ma non sei veloce, non ti fanno neanche iniziare alle volte. Perché dicono: Eh sì, è vero, però noi purtroppo abbiamo questi tempi qui. E non riusciamo a starti dietro, quindi questo è un problema. Ti è mai capitato di entrare nella sala di registrazione di prove e ascoltare a distanza una voce di un personaggio che, eh, come One Piece, che eh, ti ricorda quel per personaggio che ti è piaciuto, ti ha, ti ha fatto, ci sei cresciuto e dire dentro di te: eh, wow, è lui. Poi giri sì. e, vedi, e vedi la persona fisica, ma in realtà tu vedi quel personaggio e non vedi lui. Allora, mi capita spessissimo, mi è capitato con Gianluca Iacono, che poi vabbè è anche uno dei miei più cari amici nella vita, per cui per me era Vegeta ideologicamente. Mi è capitato con Claudio Moneta, con, con lo stesso Ivo, mi è capitato con, con Maurizio Merluzzo, con Patrizio Prata, con Diego Baldoin... Insomma, mi è capitato tante tante volte, per me è sempre un'emozione, perché io, pur se sono magari tanto amico di questi colleghi, nel senso che ci si frequenta, si va a mangiare insieme, ci si sente tutti i giorni, ho sempre comunque quella stima, quel quasi timore reverenziale che mi manda in adorazione ogni qual volta sento la loro voce, perché poi fare questo mestiere non significa perdere la parte sognante di noi. Nonostante ti scontri con una realtà lavorativa in cui ci possono essere colleghi che adori artisticamente, ma che poi si rivelano persone mm, più o meno gradevoli, eh, però io non ce la faccio, e, e, e sogno ogni volta. Sogno ogni volta. Le, eh, tu mi hai detto, eh, sei doppiatore, ma anche dialoghista. Sì. Allora, eh, il doppiatore entra in sala e fa il il suo allora, mette in scena ciò che devi leggere il dialoghista entra nella sala e che fa? il dialoghista sta a casa riceve il copione in originale se deve anche tradurlo altrimenti lo riceve già tradotto e con il video dell'episodio, del film eh, di quel che è deve riscrivere la traduzione in modo che il senso rimanga assolutamente quello, ma con un numero di parole più o meno intenso, per fare in modo che poi coincida con il sincrono labiale di quello che noi dobbiamo dire in italiano. Per cui eh, una battuta che ha 5 eh, movimenti di battiti in inglese e in italiano sarà più lunga e avrà magari 10 movimenti di battiti. E tu come ci infili quei 10 battiti su 5 battiti? Devi riscriverla e fare in modo che il messaggio che mi arrivi sia lo stesso ma con 5 battiti. Una cosa complessa. Richiede molto tempo, molta attenzione. Credo che sia più facile per chi fa anche il doppiatore riuscire a capire il senso delle battute, perché riesce a capire anche se una battuta è scorrevole, se insomma, può creare problemi ad un doppiatore, magari battute con tante S, con tante R sono preferibilmente evitabili. Però a volte, insomma, se uno fa soltanto il dialoghista, poi magari non si rende conto di questa dinamica o non ci pensa lì per lì, per cui Magari passa in secondo piano questa cosa. Però essere anche doppiatori aiuta. Non è importantissimo, ma aiuta. Ci fece notare questa cosa, eh, Stefano Nofri, eh, perché eh, fu chiamato all'ultimo momento per fare il suo primo Lupin sì. e si accorsero che prendere il testo non era stato adattato in modo corretto dal diagolismo, ovviamente chi doveva farlo non era adatto, cioè non aveva la capacità tecnica di fare quella cosa, e quindi dovettero rielaborare tutti i testi e dovettero fare una cosa veloce. Quindi parliamo di una Può cosa succedere. complessa. Può succedere, però c'è anche da dire che alle volte arrivano i copioni anche ai dialoghisti dicendogli questo te lo mando oggi ma mi serve domani. E quindi anche loro devono correre. E alle volte è chiaro che non si possa fare i miracoli. Perché nel noi abbiamo notato in passato, questo succede più in passato che in oggi, perché il, um, quando si parlava di traduzione per i bambini dei cartoni, o si utilizzava un linguaggio eh, proprio banale, oppure si utilizzava un linguaggio complesso, ma in realtà. O un lo slang che in realtà non, non c'entrava nulla. Cioè, nel passato, poi nel tempo, sono migliorate queste cose? Oppure ancora c'è difficoltà di generare questi linguaggi per i ragazzi? Allora, parliamo comunque di una questione che è più di matrice eh, sociologica, forse anche antropologica, parlando di antropologia culturale, perché. I prodotti che venivano importati all'epoca, eh, parlo della seconda ondata di eh, animazione giapponese perché la primissima riusciva ad avere anche una sua fedeltà, cioè mi pare che i vari Goldrake, Mazinga Z, Jig non avevano dei grossi tagli, avevano sicuramente delle imprecisioni, però a livello contenutistico non si cercava ecco, di stravolgere quella che era la trama o il concetto di base, è lo stesso Kenny il guerriero. Poi, con l'avvento di Mediaset e delle tv che erano generaliste, non più locali, che quindi avevano un target ben definito, ehm, all'epoca noi non avevamo la concezione culturale del Giappone che vedeva nei prodotti di animazione prodotti di animazione destinata ai bambini, ma anche prodotti di animazione destinata agli adolescenti, agli adulti e a tutte le fasce d'età. Noi categori categorizzavamo tutti i prodotti giapponesi, quindi di animazione, per bambini come se fossero tutti destinati a quel pubblico. Ma nel momento in cui ci si rendeva conto che così non era, l'unica alternativa, dopo aver speso i soldi per comprarli, era fare in modo che lo diventassero, che lo fossero. Quindi si rimaneggiava i dialoghi, si cercava di cambiare la trama, si voleva parlare ad un pubblico che era facente parte di una cultura che non era quella nipponica, per cui tu non potevi dare gli elementi. Tipici di quella cultura quali le pietanze specifiche che poi diventavano eh, le polpette di marrabbio, i nomi non potevano essere troppo giapponesi perché questo implicava ad una generazione in cui il nonno, il papà e la mamma andavano in edicola o al supermercato o nel negozio di giocattoli a chiedere quel giocattolo specifico, non potevi complicare la vita al genitore dicendogli papà vai a comprare il pupazzetto e chiedi di. Eh, vendermi che ne so Fubuki Takashi perché il genitore si sarebbe impappinato e per cui anche per aiutare il marketing era utile avere una nomenclatura che fosse più italiana no? quello là è Mirko quello là è Licia e cioè questi nomi erano molto più vicini alla nostra cultura di solito si tende ad essere spaventati quando si ha a che fare con qualcosa che non si conosce qualcosa che è distante non c'erano tutti i mezzi di informazione che ad oggi ci sono, non c'era ancora questo grande movimento di amore verso l'animazione giapponese, era tutto ancora molto primordiale e in quanto primordiale era anche spaventoso, ricordiamoci comunque sia le accuse verso eh, i vari robottoni, verso Kenny il guerriero, verso Dragon Ball stesso, nonostante sia arrivato molto più in là nel tempo. Per cui tutto questo concetto era finalizzato a tre cose. Uno con la cultura locale, due marketing, tre evitare problemi legali. Perché poi quel Moige che supervisionava, insomma, in qualche modo i prodotti che andavano in onda e qualora ci fosse qualcosa fuori posto, multa. Dragon Ball costò un paio di multe a Mediaset se non vado errato. E anche un episodio di Detective Conan, per cui nel tempo sicuramente si è fatto dei passi in avanti perché è arrivato lo streaming che non aveva più questo problema, perché sono nati i canali tematici, ma laddove la tv generalista compra ancora dei prodotti c'è da, da dire, da scoccare questa freccia e lancia insomma in, in loro favore e che non è cattiveria o disinformazione e che semplicemente si hanno dei vincoli legali che portano purtroppo a dover fare delle scelte e Ritorniamo sul cartone animato che è sta, sta su Netflix. E la prima stagione è finita. A questo punto non è che vogliamo spoilerare, ma chiaramente ci sarà un seguito. Sì, 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 sì ci sarà il film che come i fan ben sapranno ha battuto il record di incassi della città incantata, che era al primo posto da anni ormai come box office ha battuto anche Titanic in Giappone ed è candidato all'Oscar per cui è un film di tutto rispetto che va a proseguire le vicende del treno su cui abbiamo salutato i nostri amici alla fine della prima stagione e conclusosi il film si partirà con il quartiere a luci rosse che è l'ambientazione della terza stagione e adesso ora come ora non abbiamo notizie in merito a questa famigerata seconda stagione che non è partita nemmeno in Giappone per il film abbiamo avuto un momento di fermo, la licenza è stata acquisita in Italia, si partirà, il film lo si farà e lo vedrete, quindi è solo questione di tempo, eh, ma, ma si va avanti, non, non rimarrete senza Zenizio. E prima di chiudere, a questo punto ti faccio una domanda alla Marzullo. Eh, certo. poniti, una, poniti una domanda e una risposta. Allora mi pongo questa domanda: cioè, quali penso che debbano essere i miei obiettivi di vita ora che ho capito che questo mestiere in qualche modo posso farlo? E penso che questo è un consiglio che do a me, ma lo do soprattutto a tutti i ragazzi che so essere tanti che vogliono fare questo mestiere. È di non porsi limiti, vale a dire quando ti rendi conto di aver fatto una cosa, non pensare mai di averla fatta bene, pensa sempre che avresti potuto farla meglio e Continua a inseguire quel meglio, cioè siate, e lo dico anche a me, sempre maniaci del perfezionismo, non tanto da logorare se stessi, ma quel tanto che basta da rendere dignitosa quest'arte che purtroppo, per colpa dei tempi, come dicevo, spesso viene calpestata. E quindi bisogna sempre come, come persone, ma soprattutto nel caso tuo. Uh, mai smettere di sognare e, ma e mai smettere di capire ai tuoi colleghi qualche segreto in più. Sì, 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 e mai smettere di sognare perché quello non ce lo può impedire nessuno, neanche il lockdown e tutta la situazione attuale. Anche George, la, la scimmia, hai fatto un personaggio. Era, una, era un cartone molto simile e in cui c'era questa scimmietta in realtà, non era proprio curioso come George. Si chiamava Dottor Panda e il mio personaggio appunto era una scimmietta ed è stata un'esperienza molto carina. Sì, 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 è un cartone molto leggero per bambini che voleva parlare prettamente ai bambini e secondo me ci riusciva anche in maniera molto carina. Era in onda su Cartunito, se non sbaglio. Ma i fan dell'animazione giapponese saranno molto contenti da un paio di ruoli che dovrò annunciare da qui a breve. Sono sicuro che ci sarà molto altro materiale di cui parlare. Mm, adesso gli studi... Come si stanno, come si lavora nello studio questa fase di Covid, ancora perché in realtà siamo ancora in fase di Covid? Sì, 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 sì. In questo momento c'è la scansione dei doppiatori all'interno del turno. Prima, magari capitava di trovarsi due o tre attori in turno insieme, ci si alternava a seconda di quando compariva il proprio personaggio, o si faceva i turni di brusio insieme adesso non è più così. Sei convocato nello stesso turno con altri attori, però tu arrivi alle e mezza, tu arrivi alle due e mezza, tu arrivi alle tre e mezza e via discorrendo. Tra un attore e l'altro che fa tutta la sua parte, c'è la sanificazione, quindi c'è il macchinario per ozonizzare, si passa tutto il vario igienizzante su tablet, leggio, microfono, cuffie o il copione, mh, insomma, viene gestito anche in questo modo, per cui ci può essere il copione personale in cui ognuno ha le battute solo del suo personaggio. Quindi anche questa è una modalità di prevenzione. E quindi devo dire che è un mestiere che in questo momento storico sta funzionando molto bene, ma soprattutto che mi fa sentire molto tranquillo nel momento in cui vado a lavorare, perché è tutto così è ma maniacale, quindi tu entri, temperatura, ti igienizzi, non, non hai contatto con nessuno, entri in sala da solo. Esci, e finito, Quindi le misure sono efficaci. Tu hai citato Brusio perché inizialmente, inizialmente uh, da quello che ci è stato detto, alcuni, altri tuoi colleghi che hanno iniziato inizialmente con picco, il brusio e con piccole battute, cioè una battuta, una risata. Tu hai pure iniziato tu col Brusio? No, io ho iniziato con i personaggi mi hanno subito dato dei personaggi di puntata. E poi mi è capitato di fare anche il brusio. Mi capita ancora ogni tanto. Eh, magari, sai, insomma, per rimpolpare alcune cose però ho iniziato con dei personaggi. Devo dire che è molto bello col senno del poi, però è anche uno svantaggio perché devi essere subito pronto. E quindi insomma, all'inizio, brancoli un po' nel buio, chiaramente. Sport e Piceno e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro. Respirazione del fulmine. Primo katà. Lampo improvviso. Uh! Uh! Che cosa è successo? Non ce la faccio più. Un saluto a tutti gli amici, a tutti gli affezionati che guarderanno questa intervista, a cui rivolgo il mio grazie innanzitutto per essere qui e per avermi dedicato del tempo. E un altro saluto un appello importantissimo lo voglio fare a tutte le ragazze che guarderanno questa intervista perché io sono Zenitsu Agatsuma e sto cercando moglie. Con Ubaldi ti ci, ti ci scontri? Ci incontriamo spesso e volentieri anche al di fuori del lavoro, siamo amici proprio nella vita privata io e Pietro. Pietro è eccezionale. Sì, 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 sì. è fantastico, io lo adoro, lo adoro è, proprio. È, infatti è un eterno dono agli lo dice anche lui, me l'ha detto lui. Io sono, sono sempre cresciuto, ora che sta crescendo. Quindi... Eh, è, un grande, è un grande Pietrone, è proprio una persona deliziosa. Sì, 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 sì decisamente. Benissimo, io ti saluto, ti auguro buon grazie.